Se volete aiutarmi a fare più pink slips e contest nel mio canale, acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e miei iscritti e benvenuti, bentornati su GioVacchiaDispo, io sono GioVacchiaDispo, finalmente rivedete la mia faccia, siamo qui con l'episodio di Neymar Road Brasil, state vedendo qui l'acquisto Ramirez, CDC brasiliano, oro consigliatomi da voi, so già che è un buon CDC, purtroppo in questo episodio porterò 3 partite, ne avevo registrate 4, però me ne porterò 3 perché una, diciamo, non si poteva recuperare, è andata persa. E quindi 3 partite, vabbè, 1-1, qua intanto bellissimo gol, c'è un 2° di Neymar, la infila alle spalle di non so chi era, Cech, penso sì, vabbè, comunque finisce 2-2, Neymar migliore in campo, primo gol che ho fatto io, l'ho fatto perché mi avverso non stava giocando, infatti ho fatto solo un gol e ho fatto il resto possesso. Prima partita finisce 2-2, vado a comprare Leandro Di Mao, secondo me è davvero buono, dovuto scegliere tra Di Mao o Jo. Preferito Di Mao perché ha un po' più di testa e quindi mi servirebbe, soprattutto perché Neymar è veloce e ci vuole uno più forte di fisico. Arriva il primo, il secondo gol, scusate, ho perso anche il primo gol, poi il terzo gol con Neymar che fa un super pallonetto. Arriva anche il 4-0 con Checo con un autogol, perché purtroppo è stato forse un bug, forse voluto, non so. Il 90esimo finisce così 4-0. Questa doveva essere la terza partita, infatti otteniamo la promozione e poi incontriamo in ultima partita questa. Leno Tots, Naldo If, Hunt, Royce, Blachikowski, Goltz, Gundogan. Cioè una squadra davvero fortissima. Davvero forte. Infatti, insomma, non ci stavo pensando tanto alla partita. Tanto se uno è bravo riesce a vincere con questa squadra. Infatti succede che al terzo minuto segna Neymar, però poi segna Goltz con colpo di testa addirittura. Vabbè, poi segna Leandro Di Mao con questo bel tiro, non mi ha deluso Di Mao, ho fatto bene, proprio bene ad acquistarlo. Poi arriva anche il tiro con Di Mao, la traversa, Neymar a volo sulla traversa, la infila alla spalla di Leno Tots. Arriva anche il gol di Neymar, l'altro di Neymar, col sinistro, è fortissimo il sinistro di Neymar, adesso sinistro Neymar, qua Blachikowski dalla distanza segna. Poi arriva un altro gol con Neymar, una staffilata rasoterra. Si fa, sì, vabbè. Leandro Di Mao non mi ha deluso, Di Mao non mi ha deluso. Arriva un altro gol con Blachikowski, ha fatto 2 gol con Blachikowski perché non riuscivano a fermare i difensori. Vabbè, finisce 6-3, vinciamo il titolo. Solo 4 partite per oggi perché in queste 4 episodi abbiamo fatto 9.000 crediti in tutto, quindi andiamo ad acquistare Giulio Cesar. So che è un buon portiere, non ne dubito, e acquisterò infatti anche un altro portiere oro che si chiama Jefferson. E intanto vi dico di consigliarmi, ce l'avevo già in rosa, vabbè, un CDC, un COC e un ES, vado a comprare anche Pato, un COC e un ES brasiliani oro senza sforare il budget, che dovrebbe aggirarsi sui 6.000-7.000 crediti, non ricordo di preciso, anzi no, dovrebbe essere sui 3.000 crediti, 2.700 crediti, perché ho acquistato anche David Luiz, dovrebbe essere abbastanza buono in difesa. Poi in seguito acquisterò anche altri giocatori oro. Questo è l'episodio, questo è finito già. Mi dispiace, scusate se è stato così breve. Purtroppo ho avuto poco tempo per registrare. Non mi andava tanto di registrare. Però domani ci vediamo con l'episodio di Scontro tra Titani, che è una serie che vi sta piacendo moltissimo. Ebbene ragazzi, rimanete qui sintonizzati. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, bella a tutti, lasciate un bel mi piace e ci vediamo domani. Ciao e bella a tutti.